Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sul vostro canale. Oggi facciamo un tutorial breve per diventare veri esperti di orologeria. È quello che stavate cercando? È quello che volevate? Non lo so, però io oggi vi propongo questo nuovo interessante appuntamento. Ed eccoci qua, amici carissimi. Questo è il primo vero tutorial per diventare esperti in orologeria. Da oggi anche tu potrai andare al bar o in ufficio e poter dire: anch'io sono un vero esperto di orologeria. Quello che vedo alle mie spalle è un cantiere, perché siamo in lavori in corso, ma alla fine di questo tutorial avrete finito i lavori, avrete costruito il vostro sogno. Quindi mi raccomando, non interrompete questo video. Anzi, se metti like, diventi ancora più esperto. Te lo dico io, te lo dico. Abbandoniamo il vecchio concetto di esperto per certificazioni, o perché è stato insignito da qualche ente, o perché un tribunale ha deciso che le competenze di questa persona arrivavano a qualificarsi. Oggigiorno non servono più queste cose. Bastano due click, un account e 5 minuti del vostro tempo e diventerete i migliori esperti di settore. Adesso andiamo insieme a vedere come si fa, però vorrei raccontare un attimino quelli che sono stati gli esperti fino ad oggi. Possiamo parlare di Ribollini, Giuseppe Brusa, Giuseppe Di Stefano. Ho detto Giuseppe Di Stefano. O ad esempio Marisa Domine, insomma Mondani, possiamo parlare di questi esperti che hanno lasciato segni tangibili con delle pubblicazioni importanti che tutti noi fino a ieri ci siamo affacciati nello studio, nell'approfondimento di questa materia. Oggi non serve più approfondire. Oggi non serve più essere tecnici, oggi bisogna essere fantasiosi, naif, inventare, bisogna essere degli artisti. E allora nasce questo tutorial per farvi diventare il vero grande esperto di orologeria. La prima regola principale è: ricordate la nomenclatura base? Ecco, scordatevela. Non deve esserci assolutamente questa terminologia tecnica, né in francese, mi raccomando, né tantomeno in italiano se volete fare video sul mercato italiano. Voi dovete essere sempre alternativi e trovare la chiave giusta di svolta per sopraelevare la vostra personalità e poter dire: io sono. Ad esempio, c'è un grandissimo esperto di orologeria, ok, che nomina la racchetta di regolazione dell'organo, quindi bilanciere e spirale. Lui questa racchetta la chiama asticella. Quindi voi dovete essere assolutamente innovativi, dovete riuscire ad entrare nel cuore dell'appassionato e fargli capire quello che invece è la vostra esperienza, la vostra tecnica, la vostra cultura orologera, andando a trovare nuove terminologie, fondando praticamente un parallelismo di quello che è proprio il settore dell'orologeria. A me mi pare una stronzata! Ad esempio, perché avete studiato e parlato fino a ieri di Tige come nomenclatura di un pezzo predefinito, okay, che identifica proprio quel componente all'interno del meccanismo e del calibro? Non ha senso, dobbiamo essere superlativi noi, e allora questo pezzo noi lo chiamiamo braccio. Quindi mi raccomando, quando parlate di quel componente che è atto alla regolazione dell'ora e della data del vostro orologio, voi state estraendo il braccio, mi raccomando, ma seguitemi, perché ne saranno abbiamo ancora nuovi e esilaranti consigli da darvi. A me
ma parla strunza! Quella che comunemente chiamiamo massa oscillante, ok? Che è praticamente quel peso che ruotando in senso orario, antiorario, dipende se poi ci sono gli invertitori di carica oppure no, quindi può essere unidirezionale o bidirezionale, non bisogna chiamarla massa oscillante, non ha senso. E c'è chi lo chiama rotore anche, non chiamatelo rotore, è superata, è roba superata. Il vero esperto di orologeria va a sintetizzare quello che vede, ok? E quindi con una parola che va a somigliare a quella che è poi la figura o la geometria di quel determinato componente, la va a chiamare lunetta. Quindi la massa oscillante da oggi è la lunetta. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Mi raccomando, lunetta. E poi arriviamo al top, al livello top di questo tutorial. E ve lo dice un avventuriero sfacciato, masochista, addirittura definito in malafede, perché sono capace di smuovere il mercato influenzando le valutazioni di Rolex. Sì, perché ho questa potenza per qualcuno. E allora arriviamo al dunque, arriviamo al livello top di questo tutorial. Quando avete in mano un cronografo, quelli che sono definiti comunemente e volgarmente pulsanti, ecco, vi dovete togliere questa parola di bocca. Non sarete mai dei veri esperti se voi questa componente di orologeria non la chiamate bottone. Quello è un bottone e il bottone va pigiato. A me, ma pare una strunzata! Complimenti, arrivederci e grazie! Voi pigiate quel bottone e sapete di essere esperti di orologeria. Questa è un'altra cosa fondamentale. Qua siamo proprio nell'upgrade, siamo al massimo dei massimi, eh? E poi c'è tutta una fase di contorno per rendere credibile il vostro status. Dovete far credere al prossimo di comunicare con grossi colossi di orologeria. E quindi raccontate loro di aver parlato con dei CEO importanti, di aver dato consigli e di essere anche stati ascoltati. Perché questo non farà altro che ampliare la vostra aurea di autostima e così poter portare l'altra persona che è di fianco al livello, al gradino più basso di voi, e quindi automaticamente voi sarete esperti e lui sarà un povero cretino che fino a ieri ha studiato orologeria sui libri ma che non ha capito nulla di quella che è la verità, di quella che è la sintassi dell'orologeria. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo splendido e importante contenuto video e abbiamo costruito il nostro palazzo, abbiamo costruito la nostra figura di esperto di orologeria. Non serve essere remunerati, non serve essere dei professionisti con dei certificati acquisiti sul campo, serve creare intorno tutta quella finta, quella falsa aurea di espertologia e riuscire poi a far sentire il prossimo un ignorante, perché abbiamo creato un hype della Madonna e siamo riusciti a diventare esperti in 5 minuti. Questa è la potenza di YouTube. Io per adesso vi saluto, ma è solo per adesso, e ci vediamo magari con un prossimo tutorial che non si sa mai, perché ce ne possono venire di tanti, di nuovi, di incredibili, di esilaranti e anche di sfacciati, avventurieri e masochisti. Ciao, alla prossima! Ah, a proposito, vi ricordate la palazzina di prima? Era un pesce d'aprile, era solo un pesce d'aprile. Non abbiamo costruito niente così. Mi sa che non funziona. Pazienza, ci toccherà allora tornare a studiare come una volta sui libri, sacrificarci e dedicare anni di vero studio e approfondimento. Ciao!